La ragazza autista. Autistica? No, autista. E lui il mio amico Fabio. Fabio, dai, diventi VIP. Non voglio. Vabbè ragazzi, ci prepariamo per andare a volare. Ciao. Se divento famosa, mi raccomando, fammelo sapere. Va bene, un autografo da tutti i miei followers. Loro lo fanno a me, io lo devo fare a loro. Tu fai a loro. Un autografo? Sì. Come lo faccio così? Certo. Ciao. 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 Allora. Ciao ragazzi, namaste. Guardate, una ragazza con un cane sopra su un paddle, o non lo so come si chiama, quello lì che sta in piedi. Il cane sta tutto tranquillo, cavolo. Vado a vedere. Ciao ragazzi. Beh, sono andate una ragazza francese, poi ha caricato anche il figlio, tutti e tre su quel paddle, e sono andati in largo, molto molto in centro del lago, cavolo. Va bene ragazzi, oggi ho provato ad andare a volare, ma il tempo fa cagare, cioè sono questi cazzi di nuvole che richiamano anche il temporale lì dove volo io. Guardate, è brutto tempo. Non lo so se hanno volato i miei amici, però meglio sull'acqua adesso. Mi sto rilassando. Cavolo, mi viene il sonno. Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace. A proposito della carta quella lì, non guadagno niente, niente, niente. Non lo so, dopo un tot di persone che si iscrivono con il mio link, ne ho, non lo so che cavolo di sconto, se faccio acquisti in Amazon, un buon sconto, ma chi se ne frega, no? Io l'ho fatto per voi ragazzi, cioè, è figo, 10 euro, anzi, fate tutti la carta, avete 10 euro di sconto, poi comprate le mie magliette, no? No, non hanno niente col mio nome, col mio personaggio, sono delle magliette che voglio fare per i rifugiati, poi vi faccio vedere, o magari altre magliette un po' più. Più belle, va, ciao, vado a fare un giretto, va. Ciao. Oh, alla fine avete volato? Oh! Aio! Scusate ragazzi, ho ricevuto una chiamata, anche in mezzo al lago non rompono i coglioni, il business, business non ti aspetta. E cazzo stavo dicendo, siamo un canale serio ragazzi, qua da noi in dove siamo, California, no, Los Angeles, no, Miami, no, dove cazzo siamo? Comunque siamo qua a gestire un sacco di barche, adesso sono impegnato a fare un altro acquisto stipendioso della stipendio Milano. Ragazzi, mi perdonate il torso nudo, ma faccio tutto il possibile per tenere la camera sulla mia faccia, per non farvi vedere il mio busto tutto muscoloso, perché poi dopo sto scatenando un sacco di tempeste ormonali tra le mie followers. O magari follower, chissà che ragazzi inculatoni ne ho. Ma non siamo omofobi. Viva la figa e il cazzo pure.